Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, questo è un video special e sarà un video special sotto tantissimi punti di vista per molti motivi, per me, per quello che vi sto per presentare, ma anche per voi perché in questo video ci sarà un giveaway che spiegherò soltanto alla fine, quindi dovete seguire tutto quanto il video fino alla fine per scoprire di cosa si tratta e come partecipare. In questo video vi voglio presentare, tadan, il mio nuovo libro. Un albo illustrato da me e l'albo in questione è questo. Si intitola Perché esiste il mondo? Sottotitolo Risposte Zen alle grandi domande dei bambini. L'autore è Thich Nhat Hanh e la casa editrice è Terra Nuova per la collana Terra Nuova dei Piccoli. Allora, questo lavoro ha un'importanza particolare per me sotto tantissimi aspetti di cui adesso vi parlo in breve, senza annoiarvi. Comunque inizio col dire che la casa editrice appunto è Terra Nuova, e se non la conoscete, Terra Nuova è una casa editrice che da anni si occupa di pubblicazioni a tema ecologico, ambientale e etico principalmente, e sono quelli che pubblicano il mensile omonimo Terra Nuova, che viene venduto nei negozi NaturaSì. E è molto famoso, sicuramente molti di voi sanno di cosa sto parlando, l'hanno già visto. Io già conoscevo infatti il mensile, conoscevo la casa editrice, quindi per me è stato molto bello poter lavorare con loro, anche perché già li ammiravo prima e soprattutto perché io già di mio da anni sono una lettrice di tutto questo filone, per cui anche tutti i libri che trattano di spiritualità o libri motivazionali io già da tempo li leggo, quindi poter collaborare con una casa editrice che si occupa di queste tematiche per me è stato bellissimo. Ma soprattutto poter illustrare un libro di Thich Nhat Hanh, perché chi di voi non lo sapesse, Thich Nhat Hanh è un monaco buddista molto famoso, molto importante, zen, buddista zen, e è vietnamita, infatti il nome è molto particolare, molto difficile, ed è un personaggio molto molto importante, di rilievo nel mondo spirituale. Quindi poter illustrare un suo libro per me è stato davvero un onore. Quindi un onore lavorare con la casa editrice, un onore illustrare questo libro, sono felicissima di questo lavoro. E adesso insomma vi volevo un pochino parlare di questo libro facendovi vedere alcune delle immagini, quelle principali, non ve lo faccio vedere tutto perché altrimenti vi rovino la sorpresa se lo voleste comprare. Ma vi faccio anche vedere le tavole originali perché ce le ho qui e quindi magari per voi che siete appassionati di arte e di illustrazione può essere interessante vedere come le ho realizzate. E ovviamente vi lascio qua sotto nell'info box tutti i riferimenti sia a Terra Nuova, la casa editrice, per acquistare questo libro che adesso è in promozione sul loro sito al 15% di sconto, ma soprattutto state sintonizzati perché poi alla fine vi spiegherò come fare per averlo completamente gratis, regalato da me e da Terra Nuova. Ed eccolo qua ragazzi, allora come vedete dai riflessi la copertina è lucida, ovviamente rigida, toc toc. Questa è la prima, come vedete, mentre girandola la quarta si presenta in questo modo, quindi l'illustrazione prosegue con il nostro personaggino simpatico e qui c'è un breve trafiletto che descrive un po' il libro, Thich Nhat Hanh l'autore e poi ci sono io, illustrazioni di Valentina Scagnolari, e poi c'è una frase significativa sempre sull'autore. Qui c'è il prezzo di copertina è 14 euro, un prezzo veramente onesto per un albo illustrato di questo tipo, e terranuovaedizioni.it, che è il sito di Terra Nuova dove potete anche acquistare questo libro, e questo è il loro logo per la loro collana per bambini che si chiama appunto Terra Nuova dei Piccoli, mentre invece l'interno ha i risguardi così che riprendono il loro logo, di nuovo il titolo del libro con l'autore, con di nuovo l'immagine, stessa immagine usata per la copertina, quella vedete intera. E qui ci sono tutti quanti i riferimenti, con anche alcune immagini del libro. Dopodiché si inizia con le domande. Sostanzialmente questo libro è sviluppato in questo modo. Ci sono le domande che sono contenute all'interno di questi balloon, questi fumetti, diciamo. Le domande quindi sono contenute all'interno di questi spazi, poi qua sotto ci sono le risposte di Thich Nhat Hanh, quindi le risposte
che lui dà a questi bambini che fanno le domande. Le domande sono molto esistenziali, molto poetiche, ma anche molto pratiche, di vita quotidiana. Quindi questa è la prima domanda: perché esiste il mondo? Poi c'è la sua risposta molto bella, non ve l'anticipo ovviamente. Alcune sono domande molto complicate come questa: niente è qualcosa? È una domanda molto difficile, molto filosofica, ma le risposte di Thich Nhat Hanh sono molto belle. Con l'editore abbiamo pensato che, visto che il libro ha una tematica così importante, con delle domande così serie e, insomma, da affrontare con un certo piglio, diciamo così, che fosse importante che le illustrazioni fossero molto molto fruibili per i bambini, quindi che fossero immediatamente comprensibili, che parlassero direttamente per simboli che però i bambini comprendono, quindi che le immagini fossero belle, fresche, colorate, divertenti per i bambini, quindi anche usare un po' di umorismo, oppure poetiche, però comunque codificabili da dei bambini che insomma devono affrontare già una tematica così importante e che le immagini almeno siano immediatamente comprensibili per loro. Tra l'altro vi faccio notare che è un tipo di edizione piuttosto pregiata, perché è stata rilegata con le cuciture, quindi questo tipo di rilegatura è molto più resistente e dura molto di più nel tempo, quindi secondo me questo è un merito dell'editore. Molto spesso si stampa all'estero per risparmiare, si fanno stampe poco pregiate, io lo so perché lavorando in questo settore ed essendo una grande acquirente di albi illustrati riesco a riconoscere la qualità. Questo è stampato in Italia rigorosamente e come vedete è veramente veramente ben fatto. Ci sono quindi questi personaggini, fondamentalmente i personaggi di questo libro li ho pensati io perché non ci sono nel testo, il testo è abbastanza neutro, mentre invece io ho pensato di inventare questi due personaggi, una bambina con il suo gattino ed un bambino con il suo cagnolino invece. Questa è la terza domanda: com'è fatto Dio? È una domanda molto difficile, ovviamente, ma la risposta che lui dà è meravigliosa, molto molto poetica. Questa immagine voi già, se mi seguite in Facebook, la conoscete perché ne ho messa una piccola anteprima appena è uscito il libro. E la risposta è questa, ve la faccio leggere perché è comunque bellissima. E questa è l'interpretazione che ho dato io. Questa tra l'altro è l'immagine da cui sono partita per lavorare sul libro, perché è quella che mi ha più ispirato in assoluto, cioè la domanda che mi ha ispirato di più è stata questa, nonostante fosse una delle domande più difficili da affrontare, e sono molto affezionata, legata a questa immagine, perché rappresenta molto bene anche la mia visione rispetto all'argomento. Dopodiché si va avanti con altre domande, ma io adesso ovviamente non ve le voglio far vedere tutte, perché altrimenti vi rovinerei il libro, no? Quindi senza anticiparvi troppo di quello che troverete nel libro, qui ho cercato di interpretare un suo ritratto, ovviamente interpretato con il mio stile. Poi c'è questa bella domanda carinissima: ti posso abbracciare? In cui ho ripreso i due personaggi degli due animaletti, il cagnolino e il gatto. E poi ci sono anche degli esercizi pratici che lui propone, che sono esercizi diciamo delle sorte di meditazioni, esercizi di consapevolezza e quindi di respiro e di meditazione attiva. E poi qua ci sono le informazioni sulla casa editrice, gli altri testi della collana e poi tutto quello che loro pubblicano. Ed ecco qua. Queste sono le tavole originali e sono fatte praticamente in misura. Come vedete sono tantissime illustrazioni, sono quasi 40,
È stato un lavoro molto molto intenso e tra l'altro fatto anche in tempi abbastanza brevi. Quindi sono davvero fiera di questo lavoro da tutti i punti di vista, sia per l'impegno mio e della casa editrice, sia per l'argomento, sia per il risultato, perché è veramente venuto molto molto carino. E sono realizzate con tecnica mista su acrilico. Io, come sapete, faccio acquerello fondamentalmente come tecnica qua nel mio canale, però utilizzo tantissimo anche gli acrilici, soprattutto le tecniche miste, perché le trovo molto più espressive, diciamo così sbrigativamente. Ci sarebbe da parlarne per ore, ma insomma mi piace molto la tecnica mista perché dà più possibilità. Come vedete è in misura e vengono anche molto rispettati i colori nella stampa, quindi questo è davvero una cosa che devo dire mi ha stupita. È stato un buon lavoro da parte del grafico, che saluto, ciao, e abbiamo lavorato abbastanza in stretto contatto, soprattutto nell'ultimo periodo, ed è stato molto molto carino e gentile sempre. E è molto raro trovare stampe che rispettino così bene i colori iniziali. E questa qui è la mia preferita. È la mia preferita perché volevo che comunicasse un senso di pace, di dolcezza e di sicurezza anche. Perché siamo abituati, secondo me, ora vi dico una cosa che sarà magari in contrasto con la visione di molti di voi, però siamo abituati a pensare al mondo sempre come brutto, sempre come malato, sempre come cattivo, no? Il mondo, si dice, il mondo è cattivo, la gente è cattiva, le persone sono cattive, questo mondo è brutto, è malato, è sporco, è devastato, la natura è cattivissima perché in natura verremmo tutti sterminati, sarebbe un apocalisse, sarebbe tremendo. Quindi veniamo cresciuti con l'idea che questa terra è ostile. Io invece ho una visione completamente diversa, ovviamente dettata da tanti fattori. Non sono cresciuta nella giungla, non mi sono dovuta salvare dalle tigri che volevano mangiarmi, quindi sicuramente ho una visione diversa da altre persone in altre parti del mondo. Però io, che sono cresciuta in questa società, posso dire che il mondo non è assolutamente brutto, non è assolutamente malato. Nel mondo ci sono entrambe le cose, c'è il bene e c'è il male, lo sappiamo tutti. E d'altra parte viviamo in una realtà dualistica in cui c'è nero e bianco, bene e male, buono e cattivo, e appunto nella visione zen questo è un tutto, questo è un unico ed è e fa parte di una perfezione. Quindi io è così che lo vedo il mondo, lo vedo perfetto, perfetto con la sua bellezza e con le sue brutture. Però secondo me il mondo è più buono che cattivo, altrimenti ci saremmo già estinti da un bel pezzo, secondo me. E come vedete, infatti, ho ripreso anche per la copertina quest'idea della terra con, diciamo, un po' antropomorfizzata, umanizzata, come un essere, diciamo, positivo, buono, sorridente, che appunto abbraccia questi bambini, che li sostiene, che li sorregge. Io sono davvero dell'idea che la terra è la nostra mamma, dobbiamo volerle bene, dobbiamo prenderci cura di lei, dobbiamo sopportare le sue bizze quando le fa, ed essere comprensivi, compassionevoli. E anche i colori, la scelta dei colori che ho utilizzato è stata, diciamo, pensata per essere il più possibile gradevole, il più possibile dolce, tenera, perché volevo che venisse trasmessa tanta tanta tenerezza da queste immagini. Quindi ragazzi, questo era il libro. Spero di avervi incuriositi e di avervi fatto venire voglia di acquistarlo, comunque di prendere visione nelle librerie di questo libro. Insomma, se poi vi piace, compratelo e fatemi ovviamente sapere, se lo avete acquistato, che cosa ne pensate. Come vedete, qua io ne ho più di uno, perché appunto ho deciso, insieme alla casa editrice, quindi insieme a Terra Nuova, io e loro abbiamo deciso di lanciare questo giveaway, ovvero farvi questo regalo, specie proprio per il Natale che sta arrivando. Per partecipare a questo giveaway
Leggete molto bene qua sotto nell'info box perché trovate tutte le informazioni necessarie, quindi leggetelo bene attentamente. È molto semplice, però fondamentalmente quello che vi chiediamo di fare è semplicemente fare like alle nostre pagine di Facebook, ai nostri socials e condividere questo video, e quindi iscrivervi al mio canale, fare like, quindi venirci a trovare nelle pagine di Facebook, condividere questo video sulla vostra bacheca e dopodiché sarete ufficialmente partecipanti a questo giveaway. Noi selezioneremo in maniera totalmente randomica 3 di voi per ricevere questo libro. Sarà la casa editrice gentilmente ad inviarvi il libro a casa, quindi voi contatterete me e io fornirò i vostri contatti, i vostri indirizzi alla casa editrice. Quindi spero che questa idea vi piaccia, che siate contenti di partecipare a questo giveaway. E quindi mi raccomando, ve lo ripeto, leggete le informazioni qua sotto per vedere tutti i passaggi che dovete fare per partecipare, ma è molto semplice. E noi ci vediamo nel prossimo video, ma soprattutto vi aspetto in Facebook e vi aspetto poi nel video dell'estrazione per vedere chi saranno i vincitori di questo giveaway. Vi mando un bacione grande grande e ci vediamo nel prossimo video. Grazie sempre per seguirmi, siete fantastici. Ciao! Ricordati di iscriverti al canale e condividere i video su tutti i tuoi socials. Clicca qua sotto per vedere altri video.